Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video dedicato al nuovo Nintendo Direct speciale E3 2021 che verrà trasmesso domani, martedì 15 giugno, a partire dalle ore 18. In questo video semplicemente vi dirò che cosa Nintendo potrebbe annunciare durante questo evento che seguiremo insieme sul mio canale Twitch a partire dalle ore 17.30. Il link per raggiungere velocemente il mio canale Twitch lo trovate nella descrizione di questo video. Va bene ragazzi, prima di passare a dei titoli che potrebbero venire annunciati durante questo Direct, questa conference, volevo aprire una piccola parentesi e dedicarla a Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Anche se diciamo l'annuncio è stato in parte spoilerato da vari leak e da un errore da parte di Nintendo che, se non sbaglio, ha pubblicato un articolo dedicato a questo videogame proprio un attimo prima della conferenza Ubisoft, sinceramente sono molto contento che abbiano deciso di continuare questa serie creando un sequel del meraviglioso Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, titolo del 2017 che ho portato sul canale, ho apprezzato tantissimo, vi ho portato anche il DLC dedicato a Donkey Kong. In questo secondo capitolo dovremo partire per lo spazio, utilizzando una navicella dovremo spostarci di pianeta in pianeta e verremo aiutati naturalmente da nuovi personaggi. Abbiamo intravisto nel trailer infatti Rabbid Rosalinda. In totale comunque avremo a disposizione 9 personaggi per creare il nostro team. Questi personaggi probabilmente, come nel primo capitolo, li sbloccheremo man mano che andremo avanti nella modalità storia. Il gameplay è stato leggermente rivisto per renderlo più semplice, diciamo che hanno puntato soprattutto sul movimento, fluidità e azione. Inoltre nel corso dell'avventura incontreremo questi Sparks, sono fantastici, sono veramente veramente molto simpatici, che avranno un ruolo all'interno del campo di battaglia. Ogni personaggio sarà affiancato da una scintilla e ogni scintilla in teoria dovrebbe nascondere un potere devastante. Le voci che circolano in rete dicono che ogni Sparks in teoria dovrebbe darci la possibilità di sbloccare una diversa ultimate, una mossa super speciale diversa da personaggio a personaggio. Per concludere, anche i paesaggi mi sembrano molto diversi tra loro e più curati rispetto a quelli del primo capitolo, ma ci sta perché probabilmente Ubisoft ha valutato di correggere eventuali errori commessi nel primo capitolo. Va bene ragazzi, dopo questa brevissima intro, probabilmente o qui in alto a destra o a sinistra vi avrò inserito il trailer del gioco o una parte del trailer del gioco, direi di passare ai titoli che secondo me Nintendo potrebbe mostrare o annunciare durante il nuovo Nintendo Direct. Sicuramente una parte dei 40 minuti a loro disposizione verrà dedicata al nuovo Zelda Breath of the Wild, perché comunque non hanno mostrato nulla durante l'ultimo Nintendo Direct che si è svolto a febbraio e quindi per forza di cose in questo nuovo Nintendo Direct dedicato all'E3 2021 dovranno mostrare qualcosa riguardo a questo titolo. Spero mostrino magari anche un piccolo pezzettino di gameplay, anche per darci un'idea di come sarà questo sequel del mitico Zelda Breath of the Wild che ho giocato, ho apprezzato e ho portato sul mio canale YouTube. Mi aspetto grandi cose da questo titolo e secondo me durante l'evento potrebbero anche annunciare la sua data d'uscita, che potrebbe essere intorno a marzo 2022. Durante l'evento, visto che il 2021 è il 35esimo anniversario di Zelda, secondo me annunceranno anche una collection contenente 3 titoli dedicati a questo personaggio, come hanno fatto anche per Super Mario, e nella collection potrebbero inserire 3 titoli usciti per Nintendo 3DS: Majora's Mask, Ocarina of Time e vi cito un ultimo titolo, A Link to the Past. Per quanto riguarda Splatoon 3, secondo me durante questo Nintendo Direct ci mostreranno qualcosa, comunque ci forniranno qualche ulteriore dettaglio dopo averci mostrato il trailer nell'ultimo Nintendo Direct, però spero che non diano troppe informazioni su questo titolo, perché il gioco esce tra un anno, perché secondo me uscirà a giugno 2022, e se iniziassero già adesso a fornire troppi dettagli su questo gioco probabilmente la gente arriverebbe al day one che sarebbe già stufa di sentirlo nominare.
4 anni fa, proprio in questo periodo, Nintendo annunciò al mondo intero l'esistenza di un Metroid Prime 4. Poi, come sappiamo tutti quanti, lo sviluppo di quel titolo fu annullato e Nintendo stessa decise di ricominciare a lavorarci sopra da zero per creare qualcosa di veramente, veramente spettacolare. In questo Nintendo Direct ve la butto lì, secondo me mostreranno il primo trailer di Metroid Prime 4. Non sveleranno, secondo me, la data d'uscita di questo titolo, che potrebbero tranquillamente rilasciare nel corso del 2022, però almeno un mini trailer, un teaser, qualcosa ce lo mostreranno. Per quanto riguarda sempre la saga di Metroid, secondo me Nintendo durante questo nuovo Nintendo Direct annuncerà l'uscita anche di Metroid Prime Trilogy, magari a maggio 2022, in attesa di Metroid Prime 4 in uscita durante l'autunno 2022. Proprio per fare in modo che le persone acquistino prima quello, si riscaldino in attesa del nuovo capitolo. Per quanto riguarda Animal Crossing, Nintendo durante questa nuova conferenza, secondo me, dedicherà un po' di spazio anche a questo titolo per magari svelare un nuovo aggiornamento, dato che è da un po' che non ne esce uno, tanti lo stanno abbandonando e in questi giorni praticamente chi l'ha comprato al day one può solamente completare le stesse attività già presenti l'anno scorso su questo videogame. Quindi secondo me durante il Direct annunceranno un nuovo aggiornamento e magari un'isola dedicata ai minigames. Perché qualcuno di voi mi ha detto che nei vecchi titoli di Animal Crossing una cosa del genere era già presente, quindi potrebbero annunciare qualcosa di simile anche per New Horizons. Per quanto riguarda Kirby, è da troppo tempo ormai che non esce un nuovo titolo per Nintendo Switch, dopo Star Allies, che ho portato anche sul mio canale YouTube. Ragazzi, secondo me durante questa conferenza Nintendo svelerà al mondo anche l'esistenza di un nuovo titolo dedicato a Kirby, che secondo me potrebbe già uscire in autunno. Quindi direi ottobre 2021. Non ho la più pallida idea di quale potrebbe essere l'argomento principale, però secondo me annunceranno un nuovo titolo dedicato a Kirby. Anche perché Star Allies è un titolo del 2018, quindi già di 3 anni fa. Per concludere questo mini video Toto Annunci, dove praticamente vi ho raccontato che cosa secondo me Nintendo potrebbe annunciare durante il nuovo Nintendo Direct speciale 3 2021, volevo lanciare ancora 2 bombette. Durante l'evento, secondo me, Nintendo potrebbe annunciare l'uscita a sorpresa di Mario Kart 9, di cui se ne sta già parlando da un po' di tempo, e l'uscita a sorpresa sul mercato di Mario Strikers Charged Football, un titolo che possiedo per Nintendo Wii, dove praticamente Mario e Co. giocano a calcio in stile Ollie e Benji o in stile Inazuma Eleven. A me piacerebbe tantissimo un gioco del genere, penso che lo comprerei tranquillamente al day one, so che alcuni di voi sono molto affezionati a quel titolo, penso che lo prenoterei senza pensarci 2 volte. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo video qua, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quello che vi ho raccontato, se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo con me, che titoli potrebbe annunciare Nintendo durante questo evento. Ci vediamo naturalmente domani, martedì 15 giugno alle ore 17:30 su Twitch, trovate il link in descrizione per seguire il Nintendo Direct insieme. E nel frattempo vi saluto qua e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi!